in collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico, e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Montecassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport, casette Verdini di Pollenza. Moplan Arredamenti, progettiamo insieme a te, Castelplanio, Ancona. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Oh, ah, oh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine. Siamo pronti? Partiamo. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, ed anche da parte di tutta la nostra redazione un cordialissimo augurio di buona Pasqua. Siamo regolarmente in onda con la puntata numero 37 di questa stagione delle Marche nel Pallone. Nella prima parte di questa trasmissione ci occuperemo del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, mentre, stravolgendo un po' quella che è la nostra abituale scaletta, nella seconda parte vedremo servizi e riflessi filmati sulle partite del turno di Serie C relativamente all'edizione domenicale, appunto, delle Marche nel Pallone. Con noi a tenerci compagnia questa sera Adolfo Guzzini, presidente della Recanatese. Buonasera, presidente. Buonasera a te, buonasera a voi. Mi fa piacere essere qua, nel senso che è giusto anche interloquire, no, con, e comunicare al pubblico ogni tanto no, quello che la Recanatese sta facendo, ha fatto e potrà fare, speriamo, nel prossimo futuro, e pertanto sono qui a disposizione per rispondere a quelle che sono le domande che vorrai fare, che vorrete fare, in modo tale che non rendiamo attiva e viva la... Diciamo che parleremo un po' di attualità, un po' della Recanatese in generale, di quello che sta facendo in questa stagione e non solo. Buonasera alla nostra Sara, ciao Sara. Buonasera a tutti e naturalmente auguri di buona Pasqua. Questa volta non ci saranno ovviamente né WhatsApp, né messaggi, né pagina Facebook, proprio per la particolarità di questa trasmissione. Intanto, rimanendo, Adolfo, proprio nell'attualità più stretta, se ci parli un po' di questo San Giustese Recanatese 1-1, diciamo che è un punto prezioso ed importante per la formazione giallorossa, che resta a più 3 dal Pineto, esattamente 62 punti contro i 59 del Pineto, che è stato battuto ad Agnone, quindi da questo punto di vista è un risultato prezioso, no, per consolidare questo terzo posto. Direi di sì, perché giustamente, come tu dicevi, l'incontro con la San Giustese era un incontro che chiaramente ci auguravamo di poter fare anche meglio, o sostanzialmente portare a casa un pareggio dell'1-1. È sempre un risultato positivo, perché in ogni caso la San Giustese ha una buona tradizione e una buona squadra. Chiaramente guardavamo anche un pochettino il calendario, in quanto il Pineto era a 2 punti, con questo pareggio e quella loro sconfitta ci consente di passare a 3 punti e pertanto avere un margine maggiore di sicurezza, in quanto la nostra posizione in classifica oggi ci permette di guardare ai playoff con maggiore sostanza e concretezza, insomma. Pertanto, diciamo, la partita è stata anche una partita vivace, soprattutto nel primo tempo da parte della Recanatese, dove abbiamo visto giocare il calcio che abbiamo visto anche domenica scorsa qui a Recanati, con la stessa squadra sostanzialmente della partenza, che ha dato veramente un bel gioco, un bellissimo gioco, veloce, di prima, con un bellissimo gol fermato da Borelli, nel suo stile e con la sua classe, un grande impegno e grosse opportunità anche attraverso azioni fatte da Pera e da Sivilla. La squadra praticamente è stata complessivamente molto, molto proreattiva. Diciamo che si conferma anche un buon momento, perché la Recanatese non perde praticamente dal gennaio scorso, ha ottenuto nelle ultime 8 partite 6 vittorie e 2 pareggi, quindi il trend prosegue anche con questa partita. Assolutamente, chiaramente si spera sempre che ci fosse che possa avvenire qualche pareggio in meno e qualche vittoria in più, perché un conto prendere un punto e un conto prendere 3 punti. Ah beh, e pertanto questo è il gioco e la scommessa che abbiamo fatto anche con il nostro mister.
Allora, intanto vediamo i risultati dell'odierno turno di campionato, appunto, di Serie D Girone F, le partite della 36esima giornata, terz'ultimo turno di questo campionato infinito. Olimpia Agnonese batte Pineto 3-1, ad Avezzano Campobasso batte Avezzano 1-0, Castelfidardo Vastese 3-3, Forlì batte Sant'Arcangelo 3-1, Francavilla Jesina 2-2, Matelica batte Savignanese 4-2, Real Giulianova batte Montegiorgio 1-0, San Nicolò Notaresco Cesena 2-2, San Maurese batte Isernia 1-0, San Giustese Recanatese 1-1. In classifica, come vedete, il Matelica accorcia le distanze, Cesena 79, Matelica 76, Recanatese 62, Pineto 59, Francavilla 56, San Giustese 55, Notaresco 54, Jesina 50, Savignanese e Montegiorgio 47, Campobasso e San Maurese 46, Vastese 42, Real Giulianova 40, poi la zona play-out, Forlì 39, Avezzano 36, Agnonese 35, Isernia 34, Sant'Arcangelo 33, Castelfidardo 25. Gli elogi per il Matelica, Presidente, non sono finiti. Il campionato è ancora aperto, almeno questo dice la matematica, 3 punti di distacco dal Cesena, che oggi è stato fermato sul 2-2 a Notaresco, mentre il Matelica ha conquistato la 24esima vittoria in 36 partite. Certo, il Cesena ora il Castelfidardo in casa, poi concluderà la stagione a Giulianova, però continuiamo a dare grandi meriti, no, a questo Matelica che continua ancora a vincere e a credere in questo campionato. Assolutamente, penso che lo meriti. Un augurio non solo di buona Pasqua, ma di buon fine campionato al Matelica, a Canille, col quale ci siamo sentiti anche in occasione dell'ultimo incontro organizzato qui a Recanati. Ci spiace essere stata la pecora nera del Matelica, preferivamo rimanere magari pecora nera del Cesena, ma mantenere la stessa posizione di oggi. Purtroppo il pallone e il calcio, no, può dare anche queste soddisfazioni o, queste, no, o questi dispiaceri, insomma, perché il Matelica è da qualche anno che ha una bellissima squadra e che punta alla promozione, e penso che meriti no, che salga di categoria, perché è sostanzialmente una società solida, una società che dà continuità al progetto che loro hanno voluto attivare. Un minimo di speranza ancora c'è, chiaramente il Matelica dovrà vincere domenica 28 aprile a Campobasso. Diamo per scontato il successo del Cesena sul Castelfidardo, anche se poi vedremo perché assolutamente scontato non è, perché il Castelfidardo, che abbiamo visto quest'oggi contro la Vastese, una squadra che vende carissima la propria pelle. Poi bisognerà vedere la trasferta del Cesena a Giulianova, perché il Giulianova è tutt'altro che salvo nonostante il successo odierno 1-0 contro il Montegiorgio. Quindi, ripeto, una speranziella c'è e forse va coltivata proprio per questo. Una domanda in generale, Presidente, su questo campionato: mi sembra di un livello medio-alto, se non molto alto rispetto alto ai precedenti. Alto-medio, perché vediamo come si è comportato la competizione tra le prime 4 squadre no, di oggi, o le prime 6 squadre, perché dentro c'è anche la San Giustese, c'è la, no, Francavilla, c'è Pineto, Francavilla, eccetera. Tutte squadre che erano partite molto bene e chiaramente avevano giustamente delle belle posizioni in classifica. E pertanto è un campionato che veramente è di fascia, secondo quello che vediamo in giro, di fascia alta. E abbiamo sempre visto delle bellissime partite comunque, in casa e fuori casa, fatte dalla Recanatese, ma non solo. E questo significa che c'è una forza distribuita, una qualità diffusa sul territorio da parte dei team che fanno parte del Girone F. E direi soprattutto non c'è nulla di scontato. Qualcuno poteva dare per scontato la partita, appunto, tra Castelfidardo e Vastese, visto che il Castelfidardo era virtualmente retrocesso, purtroppo è matematicamente retrocesso da oggi. Invece, come vediamo dal servizio, la formazione biancoverde, come detto, ha dato più del massimo, conduceva 3-1, poi c'è stata l'espulsione purtroppo di un giocatore biancoverde che ha permesso alla Vastese, che anch'essa era in 10, di crederci e di pareggiare al 90esimo, però a testimonianza, appunto, che in questo torneo davvero non c'è nulla di scontato. Vediamo il servizio. Football House e passione sportiva sono la stessa cosa. Materiali e attrezzature specifiche per ogni sport, soprattutto riguardanti i campi da calcio, calcetto, palazzetti dello sport, palestre e piscine, e naturalmente l'abbigliamento sportivo. Fornisce moltissime amministrazioni comunali e società sportive, mettendo a disposizione tutta l'esperienza in fatto di strutture mobili, fisse e spogliatoi. A Casette Verdini di Pollenza, le novità e i marchi più prestigiosi nelle scarpe sportive e da tempo libero. Serigrafia interna per personalizzare ogni indumento. Football House, esperienza e competenza al servizio dello sport. Via Vecchietti 2, Casette Verdini di Pollenza, Macerata.
Altro che gara di fine stagione tra una squadra virtualmente retrocessa ed un'altra invece alla caccia dei punti che mancavano per la salvezza. Castelfidardo-Vastese è stata una sfida pirotecnica con 6 gol, 2 espulsi ed almeno una dozzina di palle gol per parte. I biancoverdi hanno venduto carissima la loro pelle vedendo sfuggire la vittoria al 90esimo, quando ad un certo punto sul 3-1 sembravano avere la gara decisamente in pugno il tecnico castellano Massimiliano Vadacca. Mister, prima di tutto complimenti per come state interpretando queste ultime partite. C'è un retrogusto amaro, no, per questo pareggio, perché comunque vincere fa sempre piacere. Anche perché meritavamo di vincere, penso nell'arco di 90 minuti. Il primo tempo non c'è stata la partita, penso forse 2-3 gol di scarto, forse sarebbe stato per quello che si è visto i primi 45 minuti. Poi siamo passati sul 3-1, il loro in 10 sembrava fatta. E poi abbiamo commesso degli errori troppo clamorosi, abbiamo concesso troppo a loro, basta che buttavano la palla avanti e arrivavano in porta. I limiti ce l'abbiamo, si sono evidenziati verso la fine quando è incominciato a mancare concentrazione e attenzione. Veniamo all'episodio forse discriminante, cioè l'espulsione di Radi, che dalla tribuna è sembrata abbastanza incomprensibile, se non forse per una frase che ha detto all'arbitro. Non ha detto niente, l'arbitro era già un po'... Io non parlo mai degli arbitri perché sull'ultima cosa in mezzo al campo vince sempre la squadra più forte, però non ha detto niente di strano, ha soltanto detto quanto manca alla fine, l'ha presa un po', non lo so, perché era un po' agitato, però non ci stava questo, però mi dispiace per il ragazzo perché non lo meritava, perché è brutto uscire sempre, già veniva da un'espulsione precedente in casa e a volte uno sembra, chi non lo conosce sembra che sia una persona cattiva, ma non è così. Senta, queste ultime partite, la vittoria di Campobasso, la partita di oggi, ma anche altre prestazioni fanno aumentare qualche rimpianto per quello che poteva essere e da oggi ormai è matematico, non sarà? Sì, il rimpianto c'è stato, abbiamo avuto tante occasioni, ci sono mancati giocatori tipo Granato e adesso sta in forma, prima non ce l'avevamo e dunque con Granato in campo ne soffrisce tantissimo Calabrese, nell'ultima partita ha fatto 4 gol, creiamo di più perché abbiamo un punto di riferimento, è rientrato Braccialetti, adesso siamo una squadra molto più equilibrata di quello che eravamo appena sono arrivato. Senta, domenica c'è una partita, o meglio, la ripresa del campionato, una partita speciale, no, tra virgolette, cioè giocherete sul campo del Cesena di fronte ad una cornice di pubblico particolare, anche a beneficio degli amici di Matelica venderete cara la pelle? Sì, ma noi ce la stiamo giocando con tutti, l'ho sempre detto, dobbiamo rispettare il nostro lavoro, fino a quando noi rispettiamo il nostro lavoro ce la giochiamo contento perché abbiamo intensità, abbiamo anche giocatori di qualità e oggi si è visto su un campo come il nostro che è difficile far vedere, andiamo là a giocarci la partita e a onorare il campionato e poi vediamo quello che succede, sicuramente loro saranno con gli stimoli migliori dei nostri, noi ormai siamo retrocessi, un po' di stimoli abbiamo perso, però sta a me durante la settimana cercare di stimolare i ragazzi e cercare di continuare a giocarci le partite a viso aperto. Esatto, ultima cosa, come motiverà i suoi giocatori per questi 180 minuti finali? Ma uno che già gioca a Cesena, un ragazzino, penso che non c'è bisogno di motivarlo, devo cercare di fargli capire che è una partita importante, ci sarà tanta gente, ci sarà qualcuno a vedere la partita, se qualcuno dimostrerà qualcuno per l'anno prossimo anche per mettersi in evidenza. Cronaca, come detto, ricchissima e raccontiamole tutte le chance create in una gara intensissima e piacevole. Al quarto Shiba inizia la sua giornata poco felice, dopo una combinazione capellupo di Giacomo in precaria coordinazione manca la conclusione da pochi passi. Tredicesimo, lancio dalle retrovie, incertezza tra il portiere Mercorelli ed Eno che si guardano a vicenda, si inserisce Shiba che riesce ad anticipare il portiere spedendo però al lato. Non c'è un attimo di tregua, poco dopo azione sulla sinistra, impatta male il pallone Caruso ma sul proseguo Capellupo travolge Granato proprio sotto gli occhi di Leone di Barletta, rigore solare come impeccabile è la trasformazione di Calabrese per l'1-0. Ancora Castello pericoloso al 20esimo con un violento missile di Granato da fuori che sfiora l'incrocio dei pali. Di nuovo il centravanti biancoverdi in evidenza al 34esimo, si incunea tra un paio di avversari, rimette al centro per Bracciatelli che da due passi non riesce nel tap-in vincente. Il raddoppio arriva al 39esimo, lungo lancio dalla difesa, Calabrese difende il pallone magistralmente, si gira in area e lascia partire un fendente che si insacca all'incrocio. La Vastese finalmente a questo punto reagisce e dal 42esimo accorcia con il bomber Leonetti che sulla destra si fa largo e scarica un tiro imprendibile. Non è finita, 45esimo, sempre Leonetti sul filo del fuorigioco, appoggia al liberissimo Russo che svirgola completamente la conclusione. Ripresa al 13esimo, ancora Granato difende la sfera, appoggia per Trillini che ci prova da fuori ma blocca a terra Patania.
Al 20° la Vastese resta in 10, rosso diretto a Palestini per un'entrataccia da dietro su Granado. Al 26° rinvio clamorosamente ciccato da Mercorelli, ma stavolta Leonetti di testa grazie a letteralmente il portiere. 29° ancora Granado, evita in dribbling il neoentrato Cardinale che lo atterra, ancora una massima punizione e Granado realizza spiazzando il portiere. 3-1 per il Castelfidardo e sembra fatta anche considerata la superiorità numerica. Sciva sbaglia ancora un'occasione optando per un pallonetto facilmente preda del portiere, ma alla mezz'ora fallo di Radi su Leonetti lanciato in porta. Nuovo penalty e lo stesso Leonetti trasforma per il 3-2. Subito dopo si ristabilisce la parità numerica per l'espulsione di Radi dalla tribuna, assolutamente incomprensibile. Al 37° missile dal limite di Cardinale che colpisce in pieno il palo. 44° Del Duca svirgola da pochi passi una buona occasione e subito dopo arriva il pareggio ancora di Leonetti che evita l'incerto Giovagnoli e segna in diagonale proprio al 90°. Le squadre stavolta non ne hanno più dei 5 minuti di recupero, parità in campo ed anche nei rimpianti, l'allenatore abruzzese Papagni. Papagna, allenatore della Vastese, forse si aspettava una gara complessa, non così, anche per demeriti vostri? Ma in sede di presentazione di gara avevo detto che era la partita più problematica della mia gestione, perché affrontavamo una squadra che è retrocessa, però che ha mostrato di essere viva, di essere una squadra organizzata, per cui se avessimo abbassato i nostri soliti limiti di attenzione e di concentrazione avremmo subito, e così è stato. Ci siamo andati sotto sul 2-0, in parecchie circostanze abbiamo fallito le realizzazioni, per cui mi aspettavo questo tipo di gara. Anche domenica scorsa a Campobasso il Castelfidardo ha realizzato 4 gol in trasferta, ha vinto la gara. Quindi chi conosce la storia di questo campionato, soprattutto di questo girone di ritorno, sa che il Castelfidardo andava affrontato in maniera diversa. Più la soddisfazione per averla comunque riacciuffata, un punto alla fine importante, oppure il rammarico insomma per le tante, troppe occasioni sciupate? Sì, lo dicevo prima, intanto il fatto che siamo andati sotto di 2 reti e poi siamo riusciti anche ad avere diverse possibilità, abbiamo fallito in diverse circostanze, alcune situazioni piuttosto semplici, ma questo accade quando c'è la frenesia e quindi quando non sei piuttosto equilibrato, tranquillo, sbagli le situazioni più semplici. Classifica ancora da sistemare, mister? Ma sì, è evidente che se avessimo vinto avremmo dato una bella botta all'avvicinamento alla salvezza. Adesso abbiamo ancora 2 scontri diretti, però se pensiamo a quella che era la situazione nostra 4 gare fa, che eravamo a un punto dal fossato, diciamo che rendiamoci conto, facciamo ammenda, facciamo queste festività nel migliore dei modi per recuperare le energie che oggi sono mancate. Noi non abbiamo una rosa molto lunga, e quindi abbiamo patito anche il fatto di aver giocato dopo qualche giorno, dopo domenica, dopo aver profuso tantissime energie con il Cesena. Per cui credo che al momento sapevamo che non sarebbe finita e adesso a maggior ragione che abbiamo pareggiato. Le chiedo un'ultima cosa, avete metabolizzato quello che è successo con il Cesena oppure non si metabolizzerà mai? Erano pochissimi giorni, è stato difficile perché si parlava sino a ieri sempre di queste situazioni di domenica, e per cui abbiamo sicuramente cercato di metabolizzare e, come dicevo prima, dal punto di vista delle energie qualcosa è venuto a meno. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio.
Bene, riprendiamo e parliamo anche del settore giovanile, un argomento molto caro da sempre alla Recanatese. La Juniores è campione d'Italia in carica e si è anche già qualificata con il primo posto nel girone della fase successiva. Cambiano i protagonisti, ma restano i risultati e voi tenete molto a questo aspetto, Presidente. Beh, diciamo di sì, perché noi abbiamo puntato molto sul settore giovanile per due motivi. Innanzitutto, da sempre siamo stati attenti come gruppo industriale a far crescere i giovani in ambienti puliti, sani, che in qualche modo lo sport può dare e deve dare e dà comunque, e pertanto è stato proprio un intervento di tipo sociale da una parte, l'abbiamo fatto anche poi con il tennis come lei sa, e dall'altra però serve anche, se si vuole creare una struttura calcistica efficiente, bisogna senz'altro puntare anche nel settore giovanile per far crescere dei giovani, no, dell'ambiente, che possono poi passare nella prima squadra o trovare collocazione, no, presso società limitrofe di categoria superiore o inferiore, o chiaramente anche puntare più in alto, insomma, la Serie B, la Serie A. E questo ci sta dando delle grosse soddisfazioni, perché anche con Lombardi oggi abbiamo delle richieste da società di Serie A che lo tengono sotto osservazione, e noi vorremmo che rimanesse ancora un anno con noi per aiutarla a crescere, perché poi quando si punta troppo in alto e tutto una volta c'è pericolo di non fare il bene del giovane. Come lei ricordava, il fatto di aver vinto l'anno scorso il campionato italiano della categoria juniores e della Serie D nazionale, e pertanto avere nel petto lo scudetto, è chiaro che questo dà una grossa soddisfazione, una grossa motivazione, è diventato anche un grosso punto di attrazione anche questo, certo, processo. La serietà della società, l'avere un'organizzazione perfetta, cioè si può sempre migliorare, ma chiaramente estremamente qualificata nei responsabili, che parte da chi guida sostanzialmente il settore giovanile ed è un consigliere delegato che è Marco Cipolletta, con chiaramente uno staff di allenatori e di responsabili dei diversi livelli che sul piano operativo sostanzialmente educano sotto tutti gli aspetti, no, questi giovani, perché passiamo dai 5 anni, no, ai 19 anni e chiaramente Dottori, che è il capo della struttura della Juniores come allenatore, e Zani, che è responsabile di tutto il settore giovanile su un piano invece di staff, di tecnico organizzativo, hanno maturato grosse esperienze e abbiamo oggi anche di fatto aggregato nella struttura il direttore tecnico della prima squadra, che è José Cianni, a seguire anche il settore giovanile tutto e a essere anche sotto diversi aspetti, relazionarsi anche con le famiglie, perché chiaramente qui c'è una complessità che è data dalla esigenza di far giocare tutti da una parte, di migliorare le performance dei singoli giovani che vogliono fare sport, anche i meno dotati, perché chiaramente se c'è questo aspetto sociale bisogna tener conto delle, certo, diverse situazioni, ma è chiaro che c'è uno stimolo continuo da parte delle strutture, degli allenatori e quant'altro, che porta i giovani, no, a lavorare in gruppo, a competere in gruppo, a vincere o perdere in gruppo, e pertanto educarli a questo spirito. Dica pure, che è possibile così, secondo lei, ripetere l'impresa dell'anno scorso, che in ogni caso resterà memorabile, no? E negli annali anche della storia giallorossa, appunto, essere campioni d'Italia con la Juniores? È stata una grossa soddisfazione, come ho detto, mi sono anche permesso di mandare a tutti i presidenti di Federazione degli Industriali Nazionale tutta una documentazione di ciò che noi abbiamo fatto per arrivare a far sì che i giovani non solo giocassero al calcio, ma provenissero dalle scuole che praticavano, e tra queste l'Istituto Tecnico Industriale, in particolare l'Istituto Superiore di Formazione, no, in una seconda fase, che di fatto sponsorizza tutto il settore giovanile della Recanatese attraverso il nostro supporto, che ci ha consentito negli anni bui dell'Istituto Tecnico Industriale, cioè che era destinato ad accorparsi all'istituto professionale più vicino, o tecnico, ma il più vicino è il professionale di Cittadino, e pertanto perdere un 50% di qualità della formazione. Pertanto questo progetto, essendo il nostro un gruppo comunque manifatturiero, è chiaro che non poteva perdere questa, non soltanto il nostro gruppo, ma diciamo che sarebbe stato un danno per tutto il territorio manifatturiero
E sostanzialmente questo tipo di intervento ha fatto da una parte creato ai giovani spazio per poter crescere in un ambiente sano e abituarli a lavorare in gruppo e educarli in gruppo, dall'altra dare le risposte che no, come società calcistica di fatto, che tutto sommato no, la Reganatese giocando nella Serie D ha bisogno anche di essere alimentata all'interno delle strutture tecniche. Pertanto siamo molto soddisfatti di questo. L'attuale squadra juniores ha vinto con 3 giornate d'anticipo il proprio campionato di Serie D, girone F, nazionale, cioè relativamente alla nostra, al nostro spazio del girone F, che prende Abruzzo-Molise, Abruzzo prende le Marche, prende una parte dell'Emilia-Romagna, no, la parte sud dell'Emilia-Romagna, e questo vincere con 3 giornate d'anticipo significa una cosa importante. Però a differenza dell'anno scorso, quest'anno abbiamo una squadra superiore a quella dell'anno scorso sul piano delle prestazioni che i giovani stanno dando e possono dare, perché molti di questi giocano anche con la prima squadra, con la Serie D sostanzialmente, giocano di continuo. Pertanto avere e poter disporre dei giovani, la squadra ufficiale della juniores attuale, aggregandoci no, poi tutti i giovani che giocano con la prima squadra, è chiaro che la squadra di per sé diventa estremamente importante e competitiva. Poi alla fine è il campo che deciderà e la palla che deciderà insomma come potrà essere il percorso, però noi abbiamo veramente molte attese. Il Centro Federale Territoriale poi inaugurato di recente un altro fiore all'occhiello. Beh, direi di sì, anche qui sempre come sistema organizzativo noi abbiamo il settore giovanile, che è seguito da Paoloni come delega del Consiglio, perché sostanzialmente bisogna che ognuno svolga un proprio ruolo e pertanto segua poi le uscite e ne abbia una responsabilità organizzativa. E c'è chiaramente Baleani che no, segue la parte poi dei giovani su questo settore giovanile come scuola di elite sostanzialmente. È una bella soddisfazione avere la scuola d'elite, aver avuto anche la medaglia di bronzo no, a livello nazionale e come riconoscimento di ciò che si sta facendo. E, al di là insomma, di tutto quello che si può dire, insomma, avere 350 giovani iscritti nel settore no, giovanile dai 5, come dicevo prima, ai 18 anni, 19 anni, è qualcosa che qualifica notevolmente no, la società. E diventa, ecco, questo per la serietà, la composizione, lo staff e tutto dà un'immagine molto bella all'esterno. Ecco, l'ultima cosa è quella di aver portato anche inserito una parte sociale a tutto tondo all'interno dell'attività calcistica. Come sapete abbiamo dedicato 3 giornate alla solidarietà, che è una la Croce Gialla di Recanati, l'altra è stata con la Ragnatela e l'ultima è stata quella dell'associazione Down di Civitanova, che chiaramente ha avuto Mamma Down, che ha avuto un consenso unanime, una partecipazione veramente bella, preziosa, che va no, aiutata a esprimersi ancora per gli anni a venire. Adesso io devo ritornare con il Presidente a parlare di Serie D. Non abbiamo il servizio su San Giustese Recanatese perché c'è stato incredibilmente negato l'accredito, venendo meno da parte della società della San Giustese l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di cronaca alle emittenti accreditate in Lega. Della vicenda ovviamente saranno informati Ordine dei giornalisti, Ussi, e chiaramente la nostra società farà tutte le azioni legali e civili per tutelare il suo buon nome nei confronti della San Giustese, che poi dovrà risponderne nelle sedi opportune. Questo però è un altro discorso. Torniamo a parlare invece di calcio giocato, perché Presidente, dopo 36 giornate è sicuramente possibile tracciare un consuntivo, seppur ancora parziale, della stagione. Il rendimento della squadra, la posizione in classifica corrispondono alle attese iniziali? Diciamo, noi abbiamo chiesto a tutti i giocatori, partendo dall'allenatore, che volevamo entrare nei play-off della nostra Serie F, della categoria F. Quello che è stato fatto è stato, diciamo, di cercare di aggiustare con degli inserimenti dei giovani che erano stati in parte sperimentati l'anno scorso, dove abbiamo veramente no, fatto un miracolo salvandoci e facendo un campionato nel giro di ritorno di eccellenza assoluta, e pertanto assestare con alcuni nuovi giovani
e con alcuni nuovi interventi, come diciamo, forse il più importante è quello di senz'altro di Borelli, a dare un assetto competitivo. Pertanto questo è l'obiettivo che ci siamo posti con il giocatore allenatore e quello che stiamo cercando di fare, perché siamo al terzo posto a due partite dalla fine del campionato. Insomma, speriamo bene pertanto. Sì, però battendo due volte il Cesena e battendo due volte il Matelica, offrendo tra l'altro degli scampoli di ottimo calcio, la squadra ha evidenziato grosse potenzialità. Vi hanno diciamo penalizzato da una parte i troppi pareggi e questo inizio difficile del girone di andata e del girone di ritorno. Assolutamente, questo è vero, anche se abbiamo la seconda migliore difesa del girone F e abbiamo anche di fatto le migliori punte del girone F, ma è ovvio che le punte da sole non giocano come la difesa da sola non gioca. La difesa non ha fatto passare troppi gol, troppe opportunità, troppi gol diciamo, e le punte hanno giocato bene, perché siamo con Pera che ha 19 gol se non vado errato, Sivilla ha 17 e 11 Borelli, perché 10 ne aveva, uno di oggi. Esatto. No, sono 18, 17 e 11. Esatto. Però, proprio tornando a questo, l'Arecanatese, come forse tu sai, è la squadra che ha mandato meno giocatori in assoluto in gol. Sì, e ci abbiamo avuto anche la sfortuna di aver perso Palmieri con un infortunio che ci serviva quando, durante tutto il campionato, ma anche quando poi Pera ha avuto dei problemi tecnici, no, fisici eccetera, che sostanzialmente è stato fuori per 3 o 4 partite in pratica, anzi forse di più, perché anche di recente ha avuto qualche acciacco non perfettamente in forma. Pertanto dico, è vero questo, perché Palmieri era già ai 3 gol, è stato quello che poi ci ha portato alla vittoria col Cesena nel girone d'andata e c'è Olivieri, che è senz'altro un eccellente giocatore, che anche lui ha portato il suo contributo. Cioè, ci sono stati altri 3 o 4 agganci diciamo di giocatori, d'altronde, che hanno portato la rete a casa. Ma d'altronde, quando ci sono 3 giocatori come quelli che ho detto, è chiaro che si tende a poi centralizzare il gioco lì, e sono uomini campione, perché sostanzialmente i gol che hanno fatto lo dimostrano. Assolutamente. Tu sei un esteta del calcio, insomma, ti piace il bel calcio, per quello che sappiamo, e forse un giocatore come Borelli in maglia giallorossa, con quelle caratteristiche, destro, sinistro, dribbling. È veramente un piacere vederlo giocare, perché effettivamente ha caratteristiche tecniche superiori alla media. Non faccio il paragone con Pera, perché ha altre altrettanto eccellenti caratteristiche, e con una creatività e fantasia eccezionale. Borelli diciamo di fatto è meno lezioso, più di sostanza, ed è comunque quello che poi ha mandato in rete sia Sivilla che Pera molte volte. Assolutamente sì. Una bella combinazione di talenti, ecco, questo dobbiamo dire che no. Assolutamente, forse l'abbiamo detto tante volte, ma Borelli dalla sua carriera ha avuto qualcosa in meno rispetto a quanto meritava. Volevo tornare un attimo sul discorso di Luca Lombardi, no? Questo giocatore classe 2002, sì, che tu accennavi, che si sta un po' imponendo all'attenzione generale in questo scorcio di stagione. Ti piace più la tecnica o la personalità di questo ragazzo, che nonostante i suoi 16 anni, quasi 17, comunque dimostra un'autorevolezza non comune, no, a questi livelli? Ma io direi questo, di fatto è un ragazzo che, pur avendo l'età che ha dimostrato e dimostra grande capacità, una capacità talentuosa in modo particolare, ma anche grande carattere, perché è stato convocato a livello di nazionale per le manifestazioni di Viareggio e ha fatto un gol e ha fatto diversi assist ha giocato tutte le partite. Pertanto ritornato in sede e l'allenatore stesso ha avuto il piacere di vederlo negli allenamenti eccetera eccetera, ma Cianni in particolare, che l'ha seguito anche personalmente, è un ragazzo che è entrato in squadra, ha fatto 3 partite di seguito, 2 l'ha fatta in maniera eccellente. Ah, direi di sì. Partendo dal primo minuto, pertanto senza un minimo di preoccupazioni, di paure o di quant'altro, deciso, formale, capacità, mantenendo lo stesso stile che l'abbiamo visto insieme alla Juniores. Pertanto un ragazzo che promette molto bene, e dobbiamo stare attenti ad aiutarlo a crescere, no?
senza pressione, senza pressione e senza troppa responsabilità, perché chiaramente i giovani devono crescere con gradualità, ma metterli comunque avanti, con ecco, il piacere in squadra. Di giocare al calcio, no? Come l'Ajax degli ultimi tempi sta insegnando, probabilmente. Ajax. Come l'Atalanta sta insegnando, no? Come l'Atalanta, ecco, lo stesso sta insegnando. Sta insegnando. Voi comunque, Presidente, siete, nonostante siamo ad aprile, già partiti con le riconferme, no? Perché questo è veramente un segno evidente che volete proseguire in quel trend di miglioramento che vi caratterizza da qualche anno. Quali saranno le prossime trattative dopo aver ribadito la fiducia a Nodari, Borrelli, Giaccaglia, Senigalliesi, Pera e Raparo, se non ricordo male? Sì, ce ne sono altri in corso, chiaramente, compresa quella dell'allenatore, ma col quale però ha voluto lui nel rinnovo contrattuale dire benissimo, facciamo finire il campionato, poi ne parliamo, perché voglio dedicarmi, no, al campionato, e anche oggi ha voluto dedicare tutta la sua attenzione e tensione alla partita di quest'oggi, e purtroppo è stato espulso per la terza volta perché sente tanto la partita, troppo la partita, tale che no, è stata sufficiente una seconda critica che ha fatto alla gestione dell'arbitro, che è stato cacciato, che è cacciato via. Pertanto ci sono altri trattativi in corso, chiaramente ci sono delle disponibilità importanti, c'è soltanto da trovare, no, da trovare l'equilibrio economico nelle singole trattative, perché chiaramente no, gli anni passano per tutti da una parte e opportunità di ingresso ce ne sono anche per altri. Pertanto è questo un quadro della situazione che comunque stiamo tenendo, monitorando e lavorando, trattando e cercare di trovare accordi, no, quanto più larghi possibili con diversi altri giocatori. Però sintetizzando, Recanati è una piazza ambita. Beh sì, tutti sanno che addirittura hanno rinunciano a delle parti economiche, perché hanno trovato un ambiente eccezionale con una società, l'ambiente dei tecnici, l'ambiente della società, l'ambiente della città, l'ambiente del complessivo, no, di armonia tra i giocatori, chiaramente fa sì, con la certezza di non perdere una lira in base ai contratti che si fanno, perché i nostri sono tutti contratti trasparenti, non è che gli altri non ce li hanno trasparenti, però io ci tengo a dirlo, e chiaramente sanno che no, tutto ciò che si dice si è fatto e si fa. Allora, ovviamente abbiamo detto con Alessandrini si sta ragionando, insomma, e tutto verrà rinviato al termine della... Lui ha chiesto questo. Ecco, un percorso di crescita comunque segnato anche dal completamento di uno staff di prim'ordine. Possiamo dire che la Recanatese adesso ha quasi un organigramma da professionisti? Ma io direi proprio di sì, perché sai, ho dovuto fare un po' degli appunti, se vuoi te li dico tutti quanti, ma insomma non vorrei essere noioso, perché abbiamo veramente uno staff tecnico di soltanto il settore giovanile di 20 persone, solo nel settore giovanile, 20 persone come allenatori, poi no, i supporti eccetera. E noi nel settore della prima squadra abbiamo da Alessandrini al suo vice, abbiamo Chinè che è il preparatore, no, atletico, abbiamo Mancinelli che è locale, tra l'altro Mancinelli è un nostro... Sì, l'abbiamo avuto ospite, Presidente, ex giocatore di Serie A, esatto, tra le altre cose. Esatto, pertanto è di Villa Mosone, amici del papà, un ragazzo eccezionale anche lui, nel senso che è un ragazzo disponibile, che vuol fare, vuol dare il suo contributo e quant'altro. Come collaboratore tecnico poi abbiamo diverse altre persone, che c'è sostanzialmente Brusi, che è il preparatore dei portieri, che è stato anche il nostro portiere tanti anni fa, c'è Paolo Camilletti che è il team manager e Cianni, chiaramente, che è vicino Alessandrini, no, il direttore tecnico della società, che chiaramente ha una capacità, io direi inaspettata, nel senso che non ha soltanto capacità di empatiche e pertanto di colloquio, di giusti termini, equilibri eccetera eccetera, ma sa anche, veramente capisce anche l'importanza della parte economica e pertanto è molto attento alle direttive che si dà. E chiaramente c'è a tutto questo, no, Gianni Secchiari, che è responsabile del settore sanitario, con diversi dottori a disposizione che sono Massaccesi, Fuselli, Gianfranco, Elisea Daniele che è responsabile dell'area diagnostica, e Antonello Pelati che è consulente ortopedico, e Michele Ruggeri e Babini che sono dei fisioterapisti con Buffalini, se non vado errato. Sì. Insomma, uno staff, ecco, uno staff di primo ordine. Di primo ordine, compatto,
disponibile, responsabile e professionale. Andiamo al domandone, proprio professionalmente parlando, cioè ipotizzare dopo tanti anni di Serie D una Recanatese tra i professionisti, magari in vista del centenario di fondazione che ricorre tra 4 anni, è una possibilità concreta? Allora, in maniera molto, molto trasparente e molto chiara, noi vorremmo poter mantenere il controllo innanzitutto economico della società, perché no, senza certezze non si va da nessuna parte. Questo certo. Pertanto abbiamo sempre gestito dei bilanci, leggere perdite o leggeri profitti, ma chiaramente bilanciati no, a zero, senza debiti di nessun tipo, né con le banche, tantomeno con i giocatori o i tecnici. Pertanto dobbiamo fare il passo secondo la gamma, e passare di serie superiore significa onestamente entrare in serie C significa cambiare comunque ancora la struttura, cambiare le attrezzature e quant'altro, e questo penso che sia un passo difficile a farsi. Non è, onestamente lo dico, un mio obiettivo no, né quello della società attuale. Abbiamo fatto dei colloqui, conosciamo le problematiche, chiaramente sarebbe senz'altro molto bello, ma non serve farlo per poi ridiscendere subito, perché significa mettere no, in difficoltà la società una volta per tutte. Io dico spesso, chi segue la nostra trasmissione lo sa, che per andare tra i professionisti ci vogliono veramente le spalle grandi, altrimenti è un torneo che ti ammazza da tutti i punti di vista, quindi bisogna farlo con radici sicuramente molto salde e molto solide. Tornando a quello che diceva Sara, Presidente, cerchiamo di mettere un po' di pepe, ossia il tricolore juniores dello scorso anno. C'è stata una buona visibilità sui media, ci sono state congratulazioni da molteplici parti, io l'ho viste anche in prima persona. Vi aspettavate più considerazione da qualche istituzione calcistica? Ma io regionale? Voglio ringraziare proprio la Federazione Regionale, che è stata molto vicina alla nostra società relativamente a questo campionato che abbiamo vinto. Ci ha mandato rallegramenti, fiori, tutto quello che era inimmaginabile. Onestamente sono mortificato di che non abbiano considerato minimamente di mettere nel loro albo d'oro dell'annata che per la seconda volta nelle Marche una società calcistica ha vinto un campionato nazionale juniores di Serie D, perché l'ha vinto il Fano molti anni fa. E questo mi è dispiaciuto non su un piano personale, ma su un piano di rapporto con la città e col tipo di sport che noi facciamo, perché se è federazione calcistica le eccellenze sono, se poi si vantano di aver fatto tanti tesserati, no, e si rallegrano sostanzialmente di tante società che ci sono sul territorio, va bene le società, ma bisogna rendersi conto che non sono i tesserati che fanno la differenza, è una parte essenziale, ma bisogna far vedere che ci sono sempre gli obiettivi da raggiungere, e nel momento in cui si raggiungono bisogna riconoscere che ci sono dei campioni, e non è la Recanatese, è i giovani che hanno lavorato insieme agli staff tecnici eccetera, eccetera, e che dovrebbero diventare un riferimento per tutta l'attività calcistica regionale. Oggi poteva essere noi, domani può essere un'altra società. Certo. Onore e gloria che non può che ricadere nella federazione regionale innanzitutto e poi nazionale. Allora, vediamo con l'ausilio della regia il prossimo turno, ovviamente si giocherà domenica 28 aprile, sarà la penultima giornata di questo campionato, di questa stagione, come detto, infinita di Serie D Girone F. Queste sono le partite. Avremo la trasferta del Matelica a Campobasso, poi Isernia Francavilla, Jesina Forlì, Montegiorgio Olimpia Agnonese, Pineto San Maurese, Cesena Castelfidardo, Recanatese Sant'Arcangelo, Notaresco Giulianova, Savignanese San Giustese e Vastese Avezzano. Tu, Presidente, hai buona memoria, ricorderai che il Sant'Arcangelo festeggiò la promozione tra i professionisti proprio a Recanati, se non sbaglio era il 2012, credo, adesso... Sì. Vado così a memoria, Sant'Arcangelo che rischia di perdere la Serie D proprio a Recanati, perché immagino che la vostra volontà sia appunto quella di consolidare e blindare questo terzo posto. Assolutamente, noi dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo, perché no, ci dà anche poi delle opportunità in fase di playoff. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e qui chiudiamo, ha detto, quasi invitando le società, giocatevi al massimo delle vostre possibilità ai playoff, perché non è detto, confermando il format della Serie C a 60 squadre, che ci possano essere delle novità. Voi accogliete questo invito? Ma noi cercheremo di fare tutto per vincere i nostri play-off.
Dopodiché il futuro è davanti a noi, pertanto le parole che ho detto e che ho espresso sono quelle che avete sentito. Chiaramente non si può reinventare una società, no, dalla mattina alla sera. Ci vogliono appunto le spalle larghe, ci vuole uno staff, ci vuole una struttura, no, sportiva diversa da quella che abbiamo, perché quella che noi abbiamo è bella, funzionale, ma non è sufficiente a tenere in piedi 350 giovani e la prima squadra, insomma. Pertanto no, ci sarebbero investimenti in strutture sportive ulteriori e creare zona, come stanno già facendo, una zona dedicata alle attività sportive. Assolutamente. Allora, io ringrazio il presidente Adolfo Guzzini che ci ha tenuto compagnia in questa puntata, ripeto, particolarissima delle Marche del Pallone. Grazie presidente e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi e buon lavoro e buoni successi. Mi spiace aver sentito la considerazione che ha fatto su quanto è avvenuto a San Giusto. Noi questo non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai, per almeno fino a che no, saremo noi a guidare la Recanatese o altre attività sportive, perché la stampa, la comunicazione ha il diritto dovere di poter servire da comunicatore ufficiale delle attività sportive in generale. Grazie presidente, grazie in particolare a Sara che ci ha tenuto compagnia anche lei in questa trasmissione. E adesso andiamo avanti con i servizi, il prossimo è dedicato appunto alla Materica, che anche in questa giornata di campionato ha vinto e convinto 4-2 contro la Savignanese, il servizio di Sergio Brizzi, campionato insomma ancora aperto, vediamo. Nuova Range Rover Evoque. Prova a resisterle. Scoprila in concessionaria. La concessionaria Land Rover Giuliano Mosca vi invita a scoprire le tecnologie, l'insuperabile comfort e tutti i privilegi dell'intera gamma Land Rover nelle sedi di Recanati, Macerata e Civitanova Marche. Il Matelica si riscatta dopo il pari interno con la Jesina e la sconfitta di domenica scorsa con la Recanatese, battendo per 4-2 una buona Savignanese e continuando così a tenere aperto il campionato. La squadra di Tiozzo dimostra dunque di non voler mollare, tenendo ancora sotto pressione la capolista cesena. Con tutti gli uomini a disposizione, il tecnico di casa si affida al modulo collaudato, mentre Farnetti deve rinunciare al centrale di difesa Giacobbi, squalificato, arbitra Caldara di Como. Vantaggio per il Matelica al primo giro di lancette. Riccio crossa dalla sinistra e Noschese tocca di mano, punizione che Losicco spedisce all'interno dell'area piccola. Dall'ara non trattiene e Florian spinge comodamente in rete per l'1-0. Sotto di un gol la formazione emiliana prova subito a reagire. Al sesto cross dalla destra di Noschese, De Santis anticipa tutti e evita pericoli mettendo in angolo. All'11esimo Melandri, Caparbio riconquista il pallone nei pressi dell'area romagnola e finisce a terra a contatto con Battistini sotto gli occhi di Caldera che lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte il sinistro a giro di Noschese si perde lontano dai pali di Abella. La gara è equilibrata e combattuta, il ritmo alto, ma le due squadre non riescono a creare occasione da rete fino al 27esimo. Losicco con un tiro cross per poco non sorprende dall'ara che scivola, ma riesce a recuperare all'ultimo. Pochi secondi più tardi il portiere ospite deve uscire alla disperata su Melandri lanciato verso la porta. L'intervento nei pressi e limite dell'area viene giudicato falloso da Caldera, che indica il dischetto e ammonisce l'estremo difensore tra le proteste dei giallo-blu. Dal dischetto Florian spiazza il portiere romagnolo firmando la doppietta personale. Non si dà per vinta la Savignanese che spinge alla ricerca del 2-1. Al 32esimo Manuzzi raccoglie una corta respinta della difesa e si libera in area per il sinistro potente, ma Avella dimostra grandi riflessi andando a respingere la conclusione indirizzata all'incrocio. Il Matelica si rende ancora pericoloso al 39esimo, Melandri con un gioco di prestigio va via sulla linea di fondo e mette in mezzo basso. Si avventano in tanti sulla palla e dalla carambola si alza una palombella con Brighi che salva la propria porta allontanando sulla linea. La Savignanese torna ad affacciarsi in avanti al 42esimo, Scarponi ci prova in acrobazia su una respinta non perfetta della difesa di casa, ma Avella non si lascia sorprendere. Trascorsi però pochi secondi, il portiere di casa capitola sulla bella conclusione verso il palo lontano dello stesso numero 18, bravo a liberarsi ai 20 metri permettendo ai suoi di accorciare le distanze. Nel minuto di recupero Angelilli, ben lanciato in area, cerca il pallonetto con la sfera che si deposita sulla parte alta della rete, poi Caldera manda tutti negli spogliatoi per
per il riposo, intervallo che dura più del solito per un problema fisico di uno degli assistenti di Caldera, che dopo un colloquio con il commissario di campo fa riprendere la gara senza i suoi collaboratori. La Savignanese parte subito alla carica e conquista un angolo dopo il primo doppio tentativo di Noschese. Sugli sviluppi del tiro alla bandierina nella gigantesca mischia in area, Caldera rileva un fallo e comanda la massima punizione in favore dei romagnoli. Manuzzi dagli 11 metri calcia forte angolando bene, Avella si allunga ma non ci arriva e si torna in parità. Il Matelica reagisce subito, al quinto Margarita si libera in area e tira, Dall'Ara manda in angolo. Dal tiro alla bandierina lo spiovente sul secondo palo pesca De Santis che da un metro di testa non trova la porta. Passano altri 30 secondi e Angelilli si infila nello spazio e scende sulla destra. Centro basso raso terra che taglia fuori l'estremo difensore avversario e trova pronto dall'altra parte Margarita che di piatto deposita in rete il tap-in del 3-2. La Savignanese non ci sta e due minuti dopo Noschese penetra in area di rigore provando a sorprendere Avella che recupera in tempo per bloccare la sfera. Mentre tutto lo stadio volge l'attenzione a Teramo dove il notaresco ha raggiunto il Cesena sul pari, il Materica ha un'altra occasione e il nono ancora sulla destra Angelilli con una finta si libera e dal fondo centra per Melandri che gira al volo ma spedisce alto. Ma il 4-2 arriva tre minuti più tardi al dodicesimo con ancora grazie a Florian che ben servito in verticale riesce a bucare Dall'Ara con un raso terra sul proprio palo con l'estremo difensore romagnolo che non sembra esente da colpi in questo caso, mentre la tripletta del numero 9 di casa viene premiata dalla standing ovation del pubblico del Giovanni Paolo II. La Savignanese non si arrende e fa soffrire la difesa di casa che difende con ordine anche se deve stringere i denti, in particolare sul neoentrato Peluso che dà grande vivacità alla formazione romagnola. Le speranze di recupero però si spengono sul velleitario tentativo dalla distanza di Ballardini a 10 al termine con la formazione di casa che gestisce gli ultimi minuti mentre tutto lo stadio resta col fiato sospeso in attesa del risultato del Cesena e può liberare la propria gioia al triplice fischio finale per essere tornata a meno 3 dalla capolista. Mister Tiozzo, anche oggi una vittoria che riscatta le ultime due delusioni tra il pareggio con la Jesina e la sconfitta a Recanati, però siete intenzionati a dare il filo da torcere fino alla fine al Cesena? Siamo intenzionati, ma lo siamo intenzionati da sempre, perché sento anche di fronte ai nostri passi falsi grandi elogi in giro, ma io penso che da elogiare ci sia prima di tutto il Materica che rende eccezionale un'annata che per altri è anonima, perché possiamo vincere una coppa, lo speriamo con tutte le nostre, lo faremo con tutte le nostre forze e possiamo comunque festeggiare una Pasqua dove il Cesena non potrà ancora festeggiare il proprio campionato. E penso che oggi abbiamo fatto altri 4 gol. Si diceva che non avevamo un bomber, abbiamo fatto appunto 72 gol, se non sbaglio, siamo il miglior attacco penso d'Italia. Non avevamo un bomber, Florian ha già fatto 3 gol, perciò è vero che il primo tempo non abbiamo fatto una grande prestazione, perché il primo tempo mi hanno fatto veramente arrabbiare i miei, non abbiamo per niente giocato bene, però comunque anche giocando male abbiamo fatto 2 gol e penso anche meritati perché abbiamo sfiorato il terzo e il quarto. E poi il secondo tempo, che poi è stato un secondo tempo un po' strano perché mancavano i guardalini, perciò le squadre si sono un po' allungate. Penso che dopo il 2-2 abbiamo veramente legittimato quello che è un risultato giusto. Mister Farneti, la Savignanese non si è data per vinta per tutta la gara, ha cercato di raggiungere il pareggio, l'avevate trovato a cavallo tra primo e secondo tempo, poi il Matelica però è riuscito a trovare quei 2 gol su 2 piccole distrazioni. Sì, commentare di una partita che ha preso 4 gol non hai scusanti, dico solo che il Matelica ha fatto 4 gol con 2 tiri. Perché il Matelica ha fatto 2 tiri in porta, che è stato il terzo e il quarto gol. Il primo gol è venuto su un rimpallo, il secondo gol è venuto su un rigore che mi dicono che sia stato simile a quello che hanno dato il Cesena domenica fa fuori aria. Oltretutto il nostro portiere ha preso in pieno la palla e poi non ha fatto un tiro in porta nell'arco della partita, salvo il terzo e il quarto che sono venuti su 2 distrazioni nostre. È stata una partita un po' strana perché già alla fine primo tempo l'uscita dei 2 segnalini è stata così. Sembrava a un certo punto che la partita non avesse più importanza, non so per quale motivo. Avevamo pareggiato e nel momento del pareggio abbiamo mollato un attimo, abbiamo avuto
I minuti successivi, il pensare che ormai la partita fosse adeguata così non avesse una grande importanza, invece gli uomini davanti del Matelli che hanno fatto sì, che da niente hanno fatto due gol, che ripeto, quei due tiri lì, che quindi sono venuti su due tiri così da dentro l'aria, quindi nell'arco dei 90 minuti io non ho contato un tiro in porta del Matellica, però ripeto, ho preso 4 gol, quindi ho perso e meritatamente, ci mancherebbe altro. Quindi la mia squadra ha cercato di fare la partita, ha fatto quello che poteva, secondo me abbiamo cercato di fare il risultato in tutti i modi, però a parere mio il Matellica ha fatto gol con grandissima facilità, che non doveva farlo perché il primo è stato regalato, il secondo un rigore estremamente regalato e gli altri due mie disattenzioni, quindi la sconfitta sicuramente demerito della mia squadra, sia chiaro, non del caso. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama City Med, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e City Med a Monte Cassiano presso il nuovo centro commerciale in via Mainini 79. Squalificato Mele, Nazzari non al meglio, parte dalla panchina Alessandro Di Renzo, virus intestinale stringe i denti, tra i pali spacca Bellanca, Bedin, Milizia e Mediana, 4-3-3 davanti Banegas e Palumbo a supporto di Dos Santos. Per contro la Jesina, ben 30 punti nel girone di ritorno in serie utile da 7 partite, 5 vittorie, 2 pareggi, 4-2-3-1, esterni Trudo e Barbetta, Ricci alle spalle di Cruz. Gli ospiti giocano meglio, evidente la superiorità centrocampo, giallorossi in difficoltà. Primo squillo al 16esimo, destro al volo di Marini, spacca, respinge a pugni chiusi. Un minuto più tardi, spunto apprezzabile di Palumbo, tiro però da dimenticare. 18esimo, grande giocata di Trudo che sterza su Alessandro Di Renzo, entra in area ma conclude sull'esterno. 27esimo, Iabré da fuori, sfera di poco al lato, prodromi del vantaggio. Svarione di Gallo, cadò per Cruz che si imbola e con freddezza in fila spacca 1-0 Jesina. 37esimo, Banegas lancia Dos Santos, il brasiliano si coordina e con la palese complicità del portiere Anconetani pareggia 1-1. 13esimo, sigillo in maglia giallorossa. Non c'è un attimo di tregua. 40esimo, punizione di Ricci, classe 2000, elemento davvero interessante. Sinistro giro, palo clamoroso, l'azione continua nel cuore dei 16 metri. Iabré, fendente, la traversa, rischia la frattura. La palla rimbalza sulla schiena di Spacca e termina in rete. Nuovo vantaggio ospite, 1-2. Reazione rabbiosa. Banegas ispira Palumbo, di prima intenzione, di giustezza. Nulla da fare per Anconetani. 2-2, ripresa subito, una super giocata di Palumbo che calcia da centrocampo, per meglio dire da casa sua. Anconetani scavalcato, palla di niente al lato. Bolocca per Bellanca, tra gli ospiti Villanova, ex Pineto, rileva Trudo. Ricci a destra, il neo entrato alle spalle di Cruz. 10esimo, l'ispiratissimo Palumbo calcia al volo, gran sinistro che sibila di un nulla alla destra della porta marchigiana. Boop per Samuel Di Renzo, Mancini al posto di Milizia, 4-2-3-1, Palumbo a ridosso di Dos Santos. 19esimo, Jesina ad un passo dal 2-3, azione avvolgente e veloce, cross da sinistra, ci prova Fracassini, la palla resta lì, chance colossale per Cruz, prodezza di Spacca. Subito dopo Bordo arma il destro poderoso, ancora bravo Spacca, migliore in campo con Palumbo strepitoso al minuto 38, mette la quinta e se ne va, invito in mezzo, Dos Santos non ci arriva. Molto dubbio nel frattempo, il fuorigioco sbandierato a Dos Santos ispirato da Mancini, l'attaccante sembra in linea con il terzino destro della Jesina. Martedì, finale però da brividi, prima Villanova su punizione sfiora la traversa, al terzo di recupero invece semplicemente prodigioso Spacca sul sinistro a colpo sicuro dell'ex Pineto, il Francavilla può tirare così un sospiro di sollievo, finisce 2-2. Paolo, non il miglior Francavilla, ci sono anche gli avversari, tra l'altro la Jesina è una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo, no? Di fatto un punto guadagnato, si può dire così? Ah, è stata una partita difficile, lo sapevo, una squadra molto fisica che non perde da 3 mesi, quindi
sapevo delle difficoltà di questa partita. Alla fine siamo andati sotto, l'abbiamo ripresa per due volte, nel secondo tempo abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio, ma ce l'hanno avuto anche loro, quindi è stata una partita veramente tosta, e ne è uscito fuori un pari e niente, noi abbiamo provato in tutti i modi a provare a vincere, però c'era anche l'avversario che secondo me oggi è stato di livello. E poi insomma le distanze sono rimaste inalterate, quel che più conta due giornate alla fine. Sì, ma in due partite noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare che per rimanere dentro i playoff dobbiamo fare punti, oggi siamo andati in campo per quello, però come hai detto tu c'era una Jesina che è molto ben organizzata, molto fisica e non era semplice. Ciampelli, complimenti, non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, avete messo in seria difficoltà il Francavilla, 31 punti nel girone di ritorno, qualche rimpianto? No, rimpianti no, perché nel calcio bisogna essere sempre obiettivi, anzi piuttosto credo che vadano fatti veramente tanti applausi a questa squadra, lo dico tranquillamente senza aver paura di essere smentito, perché venire qua oggi e fare questa prestazione credo che voglia dire che dentro questi giocatori hanno qualcosa di importante che va oltre l'aspetto tecnico, anche se tecnicamente abbiamo fatto forse la miglior partita della stagione. Peccato, perché il risultato poteva essere forse diverso se avessimo gestito meglio alcuni momenti del primo tempo. Senti, 10 gol però subiti nelle ultime 4, se non vado errato. Troviamo, sì, effettivamente nelle ultime 4-5 partite abbiamo subito troppi gol, ma è una fase difensiva che magari a volte facciamo non benissimo proprio a livello collettivo, non è solo di linea difensiva. Il momento in cui ci allunghiamo e poi andiamo in difficoltà. È successo anche oggi. La cosa buona è che di solito ne facciamo uno in più degli avversari, oggi non siamo riusciti, pazienza. Senta, ma che cosa è cambiato tra il girone di andata, tra il trend del girone di andata e quello che state facendo in questo splendido ritorno? È la stessa domanda che mi hanno fatto ad Avezzano e la risposta purtroppo è la stessa, cambiati punti, perché credo che chi ci abbia visto anche qua in Abruzzo abbia potuto sempre certificare che le nostre prestazioni erano di livello. Mancavano i punti perché gli episodi erano sempre negativi, e se gli episodi sono negativi vuol dire che qualcosa non andava nella nostra squadra. Mi hai dato la palla a Romano, io sono rientrato, il difensore mezzo scivolato, sono rientrato ancora, ho cercato l'angolino e ho trovato. Un gioiellino di Federico Barlafante, il secondo in questa stagione, regala 3 punti preziosi al Giulianova nella lotta alla salvezza e che tengono a distanza il Forlì, che vincendo contro il Sant'Arcangelo è ad oggi la formazione che ha tutte le carte in regola per evitare i play-out. Un gol che vale 3 punti, sono 3 punti pesanti in chiave salvezza. Sì, sì, sono molto importanti, la partita di oggi era fondamentale. Siamo riusciti a vincere, per fortuna. Un ragazzo di poche parole, ma i suoi gol pesano tanto. Peccato per aver vissuto una stagione travagliata per via degli infortuni. Prima del fischio d'inizio, consegnato un mazzo di fiori giallorossi alla famiglia del dottor Piero Di Sante, storico medico della società di Via Migliori, scomparso in settimana all'età di 82 anni. Con il Monte Giorgio è stata partita vera, perché i marchigiani, seppur salvi ormai da 3 turni e senza alcuna ambizione di classifica, hanno offerto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, quando non hanno praticamente concesso nulla ai padroni di casa, costringendoli a rimanere schiacciati nella propria metà campo. Albanesi in avanti, Omiccioli lì in mezzo, tra i migliori dei rossoblù. Tra i locali le assenze di Del Grosso, De Fabritis e soprattutto di Napolano in cabina di regia si sono fatte sentire. Bolzan ha adattato Lenart nel ruolo di centrale difensivo dell'ormai consolidata linea 3. Gori in mediana e Fazzini più defilato. Per un buon quarto d'ora non ci sono azioni degne di nota. Antonelli comunque al 17° potrebbe far male su traversone di Balducci e il successivo velo di Di Paolo. Ne viene fuori solo un corner. Lo stesso Antonelli che poco dopo, anziché tentare la soluzione personale, mette al centro un pallone che viene intercettato da Menegatti. Albanesi, tra gli ospiti, ruba palla a ridosso della tre quarti avversaria. Ne potrebbe scaturire un pericolo per i giallorossi che fortunatamente evitano il peggio. Gori al 38° calcia male una punizione dal limite. Il finale di tempo dà l'impressione di un Giulianova in crescita sulle
fasce. Segnali positivi che fanno capire che nella ripresa i locali cercheranno di alzare il baricentro, di spingere di più sugli esterni per presidiare e creare la superiorità nella zona di campo del Monte Giorgio. Torelli e Gori interpretano una partita di sostanza, Tozzi Borsò in attacco prova a spizzarle di testa, le motivazioni spingono inoltre il Real Giulianova ad aggredire tutti gli spazi, mentre i marchigiani soffrono l'iniziativa della truppa giuliese. Torelli si divora, poco dopo il fischio d'inizio della ripresa, il vantaggio. Di conclusioni vere e proprie dalle parti di Menegatti, tuttavia non ce ne sono. Bolzan quindi decide di giocarsi la carta Barlafante, che prende il posto di Balducci con linea offensiva a 3. Passano appena 90 secondi e il classe 2000 piazza la sfera nell'angolino basso, facendo esplodere il Fadini. Una rete importante che riporta il Giulianova in zona salvezza, ricacciando indietro il Forlì. Poi grande controllo dei locali per non subire il ritorno del Monte Giorgio, che si farà vedere con qualche tiro da lontano. Il triplice fischio è una liberazione. Dopo 3 sconfitte consecutive, i giallorossi tornano al successo, ma per conquistare la salvezza bisognerà passare da Notaresco in casa col Cesena. Mister, non era facile affrontare il Monte Giorgio, la paura del primo tempo, poi il carattere della ripresa con un Giulianova che ha aggredito soprattutto sugli esterni, ha saputo anche presidiare bene l'area di rigore avversaria, ha creato superiorità numerica. Hai detto bene, c'era un po' di tensione in alcuni giocatori come è normale in questo tipo di partite qua, c'era una situazione tattica che ci stava mettendo in difficoltà il primo tempo, quindi loro portavano i tre attaccanti stretti, quindi facevamo fatica a coprire il campo con i tre, lo abbiamo aggiustato alla fine del primo tempo, lo hanno interpretato benissimo i ragazzi, ecco perché il secondo tempo avevamo la possibilità di andare a aggredirli un po' più alti e abbiamo alzato nettamente il baricentro, quindi sono contento perché non è facile giocare in queste condizioni qua, ma come ho detto sempre io i ragazzi li difendo perché ogni giorno della settimana, ogni partita danno l'anima. Io il rammarico mio sono quei tre partite là, quelle tre partite che me le ricorderò a vita finché farò sto mestiere, che sono i Cerni, Aiesi e Sant'Arcangelo. Mister, Barlafante un gioiellino di gol che ha regalato i 3 punti, un Giulianova insomma che è ancora ovviamente invischiato nella lotta per la salvezza perché la classifica resta corta, però da qui alla fine mancano 2 partite ed è chiaro che bisogna fare bottino pieno per non avere pensieri. Secondo me è ancora difficile pensare a che ci salviamo facile, perché secondo me il Forlì darà filo da torcere, come d'altronde lo dobbiamo fare noi. Era difficile prima, è difficile ora, quindi però bisogna continuare su questa strada, lavorare e provare a salvarci. Mi piacerebbe chiarire una cosa, a me le critiche sulla mia professione mi stanno bene, cioè la gente mi può giudicare per i risultati come sono giudicati tutti gli allenatori al mondo, però come persona sinceramente sto soffrendo tanto, perché credo che a Giulianova non hanno capito Dario Bolzan un uomo, e questo mi fa molto male. Qualsiasi cosa che succeda in campo, tutto quello che si vede da fuori, fidatevi che è una cosa in comune, non mi permetterò mai di fare una scelta o di fare qualcosa all'insaputa dei miei soldati. Quindi dovete stare tranquillo che Dario Bolzan come uomo non sbaglia mai, e le responsabilità me li prendo, me le sono prese tutta la mia vita e me le prenderò per sempre. Volevo chiarire solo questo. Mister, avete onorato lo sport, il Monte Giorgio è una squadra salva da diverso tempo, eppure avete giocato il vostro calcio per tutti i 90 minuti. Era giusto onorare, perché poi oggi la partita era da fare, l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo le gambe, ci abbiamo messo il cuore. Peccato per una disattenzione al centrocampo, che abbiamo perso una palla velenosa, abbiamo preso gol. Però i ragazzi, devo dire che non mi aspettavo una cattiveria del genere, perché poi quando siamo salvi già da 3 giornate non è facile trovare le motivazioni. Invece oggi i ragazzi sono stati veramente da elogiare per l'impegno che hanno messo in campo. È questo, lo sport è questo, bisogna onorare fino alla fine senza regalare niente a nessuno, e i miei ragazzi l'hanno fatto. Peccato per la sconfitta, perché secondo me se gestivamo meglio qualche pallone la partita poteva finire diversamente. Ecco, nel primo tempo voi avete creato tatticamente un problema al Giulianova, perché tenevate la vostra squadra avversaria schiacciata sulla metà campo con i 3 attaccanti. Poi però nella ripresa il Giulianova si è un po' sistemato, soprattutto con l'ingresso in campo di Barlafante. Ma guarda, più che altro penso che sia un discorso di motivazione, perché dal punto di vista tattico
il loro cambio di modulo che è avvenuto a 20 minuti dalla fine, quando loro avevano già fatto gol, non ci ha creato problemi, anzi da lì noi abbiamo ripreso il loro centrocampo, rioccupato il loro centrocampo. La gestione dell'inizio del secondo tempo è stata una gestione in cui noi siamo un po' calati, abbiamo un po' abbassato il baricentro perché soffrivamo sugli esterni, sono arrivate qualche cross in cui non abbiamo subito gol, però fondamentalmente anche aver abbassato il baricentro, io non penso che se non avessimo sbagliato quella palla a centrocampo non credo che avremmo preso gol, o almeno fare gol al Monte Giorgio è sempre difficile per tutte le squadre fino ad oggi. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Una partita pazza, intensissima, con tante emozioni e dall'esito incerto fino alla fine. Al Bonolis si riapre la lotta per il vertice con il Notaresco che impone il pari alla capolista cesena ed il Matelico, vittorioso, che torna a meno 3 dalla battistrada. Cudini promuove titolare Cancelli sulla linea offensiva. Sul fronte opposto Angelini deve rinunciare allo squalificato Ricciardo e all'infortunato Tortori. Tra gli 11, dopo un po' di tempo, si rivede Capellini. La fase di studio dura pochissimo, lo spazio di 90 secondi. Si invertono i ruoli e Minella in versione assist man, ma il colpo di testa di Capitan Salvatori sorvola la traversa di poco. L'inizio di gara è scoppiettante e si susseguono le azioni pericolose. All'ottavo, clamorosa la palla gol sciupata da Munari, che forse in fuorigioco, comunque non segnalato, calcia alto davanti a Monti dopo l'ottimo servizio di Tonelli. Un minuto dopo e siamo già dall'altra parte con Candellori che si trova in posizione favorevole, ma alla fine opta per una sorta di tiro cross che non trova né lo specchio della porta né Moretti. I ritmi sono altissimi e dal tredicesimo è di nuovo la compagine romagnola a sfiorare il vantaggio, ma Monti respinge con un balzo felino la botta ravvicinata di Alessandro. Con il passare dei minuti la manovra delle due formazioni scende un po' di tono, inevitabilmente, ma la sfida resta comunque piacevole ed equilibrata. Si arriva così al minuto 39, punizione che spiove dalla sinistra, a centro area lo stacco di Benassi è imperioso e non lascia scampo a Monti. Cesena in vantaggio, ancora in gol il difensore bianconero, autore del 3-2 finale della gara di andata. Si va all'intervallo e la ripresa inizia con 20 minuti di ritardo per rispettare la contemporaneità con la gara del Matelica, dove nel corso del riposo si è sentito poco bene un assistente arbitrale. Nella ripresa l'approccio migliore è del Cesena, che già al secondo sfiora il raddoppio, ma un super intervento di Monti nega la gioia della rete a Biondini. Cambia tutto oltre il decimo, al dodicesimo Minella, servito in profondità, prova ad incrociare, Agliardi conferma la sua classe ed alza in angolo con un balzo prodigioso. Sugli sviluppi del corner, trattenuta evidente di Noce, ai danni di Dalmazzi, l'arbitro, Vigilio di Trapani, non ha dubbi e decreta il rigore. Dagli 11 metri trasforma Minella per il sigillo numero 17 in stagione. Per motivi diversi le due squadre provano a vincerla e dal diciannovesimo il Cesena sfiora il nuovo vantaggio in due occasioni, prima con Munari, attento Monti, e successivamente con Tonelli, colpo di testa alto da pochi passi. È una partita che propone emozioni minuto dopo minuto. Sul fronte opposto, due giri di lancette più tardi, si rinnova il duello tra Minella e Dagliardi, con l'estremo difensore bianconero che vola alla sua destra per deviare un colpo di testa del puntero sargentino destinato all'angolino basso. Si susseguono i cambi, ma l'incertezza resta fino alla fine ed i minuti conclusivi sono vietati ai deboli di cuore. 89esimo, Biondini è caparbio e serve Fortunato, entrato da pochi minuti, che pesca l'angolo dove Monti non può arrivare. Nuovo boato di gioia al Bonolis, il Cesena vede la vittoria ad un passo. Ma non è finita, 92esimo, azione insistita del Notaresco in area, contrasto tra Minella e Ciofi, la palla arriva a Candellori che da pochi passi batte Agliardi. Stati d'animo contrapposti nel giro di pochissimi istanti, ora sono i rossoblù a fare festa, scoramento tra i tifosi ospiti. I bianconeri si riversano in avanti, ma il punteggio non cambierà più ed il fischio finale dell'ottimo Virgilio di Trapani sancisce un pari giusto e spettacolare.
L'Agnonese dà una spallata alla classifica e lascia il penultimo posto del girone grazie ad una prestazione di coraggio e abnegazione nei secondi 45 minuti. Il Pineto di Maraolo in completo azzurro ha messo in difficoltà i Granata con uno schieramento iniziale aggressivo e votato all'attacco. Con l'inserimento di Massa, Camplone ed Esposito alle spalle dell'unica punta di ruolo Tomassini. Nonostante l'ottimo palleggio e il costante possesso di palla, sono i padroni di casa che al quarto d'ora sfiorano il vantaggio. Pejic appoggia la sfera sulla corsa di Ancora sul fianco sinistro. In spaccata Formuso non trova la porta. I locali si ripetono su azione analoga alla mezz'ora. Diarra è però in ritardo e l'Olimpia deve accontentarsi solo di un angolo. Il Pineto sale in cattedra al tramonto del primo tempo, scambio ravvicinato tra Ciarcelluti e Tomassini al limite dei 16 metri, tiro forte ma fuori misura. Teramani all'assalto al minuto 43, sponda dietro di Tomassini per Massa, nulla da fare. L'Agnonese è intimorita ed insicura e cede il passo al secondo minuto di recupero. Abile cross da fondocampo di Ciarcelluti e Tomassini sale imperioso più alto di Bisceglia per gonfiare la rete di Maraolo. All'intervallo Olimpia 0, Pineto 1. Ripresa, i molisani non hanno più nulla da perdere, già con un piede in eccellenza. A rialzare la testa ci pensa al quinto un lampo di Diarra. Remo Amadio ci mette una pezza. Dagli sviluppi dell'angolo Bisceglia trova il pareggio a porta sguarnita dopo una prima conclusione di Ribeiro. È la rete che sblocca definitivamente i Granata mentre gli abruzzesi si afflosciano. I locali mettono la freccia al 17esimo, angolo di Ricciardi, Corbo si fa trovare pronto e incoccia la sfera sul palo interno. Il cuoio rotola lentamente alle spalle di Amadio per il vantaggio agnonese. Ad infiocchettare la partita ci pensa ancora al minuto 34. Da calcio piazzato sorprende il portiere ospite con una rasoiata perfetta sul primo palo. I locali non rischieranno più nulla fino al termine. L'ingresso di Cassese nel finale per Formuso dà consistenza al reparto difensivo, dove su tutti spicca la prestazione di uno straripante albanese. A 180 minuti dal termine la formazione di Antonio Meco Monaco risorge dalle ceneri e può finalmente tornare a respirare profumo di Serie D. Un ritorno all'antico. Contro il Campobasso l'Avezzano incassa la nona sconfitta casalinga e torna con i piedi per terra, dopo le speranze e forse le illusioni coltivate in seguito al doppio successo contro Isernia e Savignanese. Una sconfitta figlia della confusione, quella confusione che non ha permesso ai biancoverdi di indirizzare un solo tiro nello specchio della porta ospite nel corso dei 96 minuti complessivi. Al termine della partita Colavito si è lamentato per la rete che ha consentito ai molisani di vincere la gara, perché a suo dire l'azione era viziata da un evidente fuorigioco, ma tutto ciò, anche se alla fine potrebbe avere un peso determinante, non giustifica la prestazione incolore di tutta la squadra. Nell'undici iniziale troviamo Dosa nelle vesti di trequartista, ma il ragazzo confermerà di non avere certe caratteristiche e a inizio di ripresa verrà sostituito da Di Renzo. E non è giornata neppure per De Rocis, bravissimo in altre circostanze, ma contro il Campobasso il ragazzo non ha azzeccato neppure una giocata. Se ci aggiungiamo che in avanti Bruni non ha mai inciso, che Padovani ha dovuto fare sempre i conti con almeno un paio di avversari e che neppure Manari nel secondo tempo è riuscito a fare qualcosa di buono, il quadro si rivela abbastanza desolante e tale comunque da avvalorare una sconfitta che rischia di rivelarsi pesantissima. La cronaca. Sei minuti e dalla battuta del secondo corner per i rossoblù si crea un pericolo in area marsicana, con la difesa che alla fine sbroglia con qualche difficoltà. Quattordicesimo, Musetti ci prova da molto lontano, ma senza esito. Ventottesimo, Padovani ha una palla sulla destra e senza pensarci due volte lascia partire un diagonale che spedisce la sfera a fare la barba al palo. E mentre De Rocis continua a sbagliare troppi appoggi, al 35esimo l'Avezzano va vicinissimo al vantaggio con l'avanzato Pierantozzi, che in area salta bene di testa sulla punizione di Grazioso e spedisce la sfera direttamente contro la trasversale. La dea bendata si gira dall'altra parte e sull'azione successiva è il Campobasso a passare. La difesa biancoverde è mal piazzata e sul pallone filtrante per Musetti potrebbe anche esserci fuori gioco, ma le nostre immagini non possono confermarlo. Facile il tocco dell'ex Alessandro che poi insacca a porta vuota. Biancoverdi che accusano il colpo e non riescono a riorganizzarsi, così che il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.
Si ricomincia e al terzo De Rocis termina a terra in area ospite, ma l'arbitro ordina di proseguire. Quattro minuti dopo l'impalpabile Dosa viene sostituito da Di Renzo, ma la musica non cambia. Dentro anche Manari e Di Gianfelice per Bruni e Pierantozzi e al 23esimo viene espulso il molisano Calzola per doppio giallo. Passiamo al 25esimo, De Rocis prova il destro ma viene murato dalla difesa e poco dopo il tornante lascerà il posto a Fulvi. 38esimo, contropiede rossoblu con Di Lauri e Cogliati che mancano di poco il raddoppio dopo uno svarione di Grazioso in fase di controllo. Ultima opportunità per l'Avezzano al 40esimo quando Fulvi ci prova dalla distanza. Sposito respinge corto e Padovani manca il tapin vincente per un intervento della difesa. Inutile il forcing finale dei marsicani che portano all'attacco anche il portiere Fanti. A due giornate dal termine la squadra di Colavitto fa registrare un pericoloso passo indietro e ora la classifica è tornata a farsi estremamente difficile. Un pareggio contro la Rivelazioni Molese non sarebbe francamente dispiaciuto alla vigilia la Fermana in piena corsa per un posto playoff. Al termine invece, nonostante le mille problematiche a cui destro deve far fronte, qualche rimpianto è assolutamente giustificabile. Dopo una prima frazione prudente, giocata dai canarini più in fase di copertura rispetto a quella offensiva ma chiusa in vantaggio, nella ripresa sono state almeno tre le nitide palle gol per portare a casa un risultato pieno che sarebbe stato pesantissimo. Sicuramente una delle migliori prestazioni casalinghe dei gialloblu trascinati da una scrosta monumentale in difesa e dalla vivacità centrocampo di Misin, Jolly insostituibile con una prova impreziosita dalla rete e Fofanà. I romagnoli dal canto loro hanno mostrato molto di quanto di buono si dice nei loro confronti. Pur privi di grandi nomi sono sempre propositivi anche se nella ripresa, gol a parte, non hanno creato grandi problemi a Marco Antognini. Sentiamo proprio Alex Misin, grande protagonista di questo match ed impiegato all'occorrenza anche in difesa. Sono contento per il gol, ci avevo provato anche prima di sinistro ma non era andata bene. Ho provato a impattarla nel miglior modo possibile anziché dare forza, ho dato più precisione e sono contento che sia andata dentro, però un po' di rammarico perché avrei preferito portare a casa i tre punti con questo gol. Però nel complesso credo che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra ben organizzata, che a cui faccio i complimenti anche per il campionato che sta facendo. E niente, credo che ce la siamo giocati ad armi pari, abbiamo sofferto magari un pochettino nel primo tempo, però anche nel secondo abbiamo rischiato di fare anche raddoppio, siamo andati vicino. Credo che sia un pareggio giusto, peccato magari perché poteva essere qualcosa di più. Sapevamo che ci tenevamo a portare a casa la vittoria, che manca da un po' di tempo. E credo che la prestazione ci sia stata e l'atteggiamento era quello giusto. Abbiamo fatto anche alcune giocate buone. Però davanti, come ho detto prima, avevamo comunque una formazione che ha messo in difficoltà tantissime squadre, anche più blasonate,
e c'è da dargli comunque merito anche per il campionato che sta facendo, quindi non era facile. E siamo stati lì per portare a casa la vittoria, è andata così, però ormai pensiamo a quella di domenica. Cronaca, si parte subito con una punizione di Lanini dal limite. Il ragazzo scuola Juve cerca il palo lontano, ma sbaglia la mira dopo un fallo di Giandonato su Ranieri. Poco dopo, fuga di Lanini sulla destra, traversone per Rossetti che manca il tappin vincente da pochi passi. Qualche timida protesta attorno alla mezz'ora per un contatto in area ospite tra Sciacca e Zerbo con l'arbitro che lascia proseguire. Si replica un minuto dopo dall'altra parte, protagonisti stavolta Soprano e Rossetti e medesima decisione del direttore di gara Luciani di Roma. Dall'angolo successivo non scaturisce nulla se non un velleitario tentativo di Checchi. Così si arriva al 42esimo quando arriva il gol del vantaggio della Fermana, punizione di Giandonato, allontana la barriera e Misin, di destro, dal limite, riesce a tenere basso il pallone e ad infilare l'angolino alla destra di Rossi. Una soddisfazione che val bene, una gran corsa verso la curva Duomo. Non è finita, corner ospite, Carini tocca per Rossetti che da due passi non riesce nella deviazione vincente. Nella ripresa restano negli spogliatoi Comotto e Rossetti dopo un infortunio. Giallo-blu pericolosi già al quarto, cross di Misin dalla destra, testa di Zerbo e Rossi è reattivo sul primo palo a neutralizzare. Triplo cambio di Dionisi e gli effetti si vedono al 18esimo con la rete del pareggio. Ancora corner, la palla danza in aria, da allora Gargiulo è abile a trovare il varco giusto e battere Marco Antognini da distanza ravvicinata. Tre cambi anche nella Fermana che ha due solari palle gol. Al 24esimo Malcore difende il pallone su Carini e scarica un sinistro spettacolare che lambisce il palo. 31esimo lungo lancio di Giandonato per D'Angelo che si invola verso la porta, attende l'arrivo di Malcore che prova il tocco di giustezza che non riesce ma per questione di centimetri. Finisce qui anche perché le energie iniziano ad andare in riserva. Fermana sotto la curva con i suoi sostenitori che lanciano il coro «Vogliamo vincere il derby», pensando al match con la San Benedettese del 5 maggio. Prima però si dovrà andare a Monza, a casa cioè di Berlusconi e Galliani. Le conclusioni di mister Flavio Destro. Sì, c'è rammarico che sono state 3-4 situazioni che potevamo far meglio. È andata così. Prendiamo la prestazione che è stata buona e andiamo avanti. Credo che questa sia una delle caratteristiche di questa squadra contro un avversario forte. Lo ha dimostrato anche qua, però credo che l'abbiamo contenuto bene. Io credo che se andiamo ad analizzare tutta la partita abbiamo avuto parecchie situazioni importanti anche noi. Ha fatto un altro passo in avanti. Dobbiamo adesso rimanere concentrati, ci mancano due partite, vediamo di raccogliere più punti possibili. Li abbiamo presi alti, ci eravamo preparati in questa maniera, facendo uscire i nostri quinti molto alti per cercare di inaridire un po' le loro fonti di gioco. Anche su Carraro a turno si sacrificava una delle due punte, l'hanno fatto bene e credo che abbiamo fatto un'ottima gara. Sono stati bravi quelli che sono entrati, hanno dato quell'energia che mancava, che stava un attimino calando. E il finale di partita credo che abbiamo avuto tre palle gol importanti. Siamo contenti di quello che hanno fatto tutti. Il futuro è adesso. Stampa le tue idee in 3D. Laser Ufficio Recanati. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni. Laser Ufficio. Servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook, rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Quanto servirà il punto conquistato ieri dal Fano in casa nello scontro diretto contro la Virtus Verona sarà solo il futuro prossimo a dirlo. Certo, evitare i play-out a questo punto assomiglierebbe davvero ad un'impresa, considerata la vittoria del Renate a Bolzano, che complica i piani di tutti. Partita scialba, senza troppe emozioni, con le squadre contratte, il che è anche comprensibile vista la grande importanza che rivestiva la posta in palio con i punti che davvero contavano doppio. Non sono stati 90 minuti insomma spettacolari, meglio gli ospiti di mister Luigi Fresco nella prima frazione, dove i veronesi riescono a rendersi minacciosi in un paio di circostanze dalle parti di Sar, comunque sempre attento. Poi al 32esimo c'è la rete del vantaggio dell'Alma, quasi a sorpresa.
Ci pensa Alberto Acquadro a trovare un tiro da quasi 30 metri che si insacca all'incrocio, sorprendendo l'esterrefatto portiere ospite che francamente non è sembrato del tutto incolpevole. Il preziosissimo risultato però viene mantenuto per appena 6 minuti. Sul lancio dalle retrovie Ferrara resiste all'intervento del difensore, protegge il pallone e scarica in rete sull'uscita di Sarr. In questo caso la retroguardia di mister Fabio Brini non è immune da colpe. Il Fano ci prova con un pizzico di maggiore convinzione in più nel corso del secondo tempo, ma in realtà l'unica vera occasione, degna almeno di nota, arriva poco dopo la mezz'ora ed è propiziata da un'uscita a dir poco avventata del portiere ospite. Filippini allora si trova con la porta completamente sguarnita, ma dal limite non riesce a far meglio di questo tiro che lambisce il palo. Finale convulso con il Fano che cerca di produrre qualcosa di positivo, con gli ultimi assalti del tutto però infruttuosi. Alla fine piove qualche fischio per l'Alma, si attendono davvero 180 minuti di passione ed una salvezza tutta da conquistare. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Il Rimini vince, tira un sospiro di sollievo in classifica ed inguaia pesantemente il Fano, ora ultimo da solo. La rondine della vittoria sull'Albinola F invece non ha fatto primavera per la San Benedettese contratta e che non è riuscita a contenere la maggiore voglia di vincere, palesata nella ripresa dalla compagine romagnola. A questo punto torna a rischio anche il piazzamento playoff per la Samba, vista la concomitante vittoria del Teramo contro la Vispesaro, e sarà fondamentale battere domenica il Gubbio a Riviera, anche se servirà tutt'altro atteggiamento. La cronaca, all'ottavo il Rimini è già in vantaggio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, batte da sinistra Palma con palla che attraversa l'area, sul secondo palo si avventa Ferrani, abile a liberarsi della guardia di Rapisarda, il suo colpo di testa schiacciato a terra batte Sala sul suo palo. Al decimo comunque occasione della San Benedettese per il pareggio, Ilari manda nel corridoio Russotto il suo cross centrale a cercare in mezzo all'area, dove Rapisarda indirizza verso l'angolino, Scotti interviene tuffandosi sulla propria sinistra. Poco dopo la mezz'ora prodigioso intervento del portiere romagnolo Scotti sull'inzuccata di Rapisarda. Per il pareggio c'è da aspettare comunque davvero pochissimo, 34esimo, colpo di tacco di Stanco a trovare l'inserimento in area di Ilari. Il giocatore entra in area con il destro fulmina Scotti. Saltiamo direttamente al secondo tempo dove il disperato Rimini tenta di spingere. Al 18esimo c'è una sventola con il sinistro di Guglievre, respinto da Sale in tuffo. Al 27esimo cross dalla destra di Bandini in mezzo all'area, inzuccata vincente di Volpe che non lascia scampo a Sala, vanamente proteso in tuffo. Rimini quindi di nuovo in vantaggio. La San Benedettese comunque va ancora vicinissima al pareggio, botta a colpo sicuro proprio del neo entrato di Massimo. Scotti, bravissimo, respinge d'istinto. A 10 minuti dalla fine il match virtualmente si chiude con un calcio di rigore assegnato a Rimini per un fallo di Miceli su Montanari, cartellino giallo tra l'altro per il difensore rossoblù, destro vincente dagli 11 metri di Candido. Rimini-San Benedettese 3-1 è il finale. Baldi Bottega vi invita in un tour di emozioni e di sapori. In occasione del periodo pasquale, Baldi Bottega a Jesi vi invita alla scoperta dell'Angus italiano, una delle razze più pregiate che coniuga qualità e freschezza. Inoltre richiedi o aggiorna la Fidelity Card che ti offre la possibilità di risparmiare su una vastissima gamma di prodotti e tanti sconti non solo nel reparto carni fresche ma anche sui ghiottosissimi hamburger da arricchire con tutte le salse che vuoi. Dalla più ricercata grigliata alla spesa quotidiana potrai trovare qualità, convenienza e varietà. Rimani aggiornato seguendo i canali social e vienici a trovare. Baldi Bottega, via della Barchetta 8, Jesi, un tour di emozioni e di sapori. Il Teramo si impone in rimonta sulla Vispesaro con risultato finale di 2-1 e compie un grande passo, forse decisivo, verso la permanenza in Serie C.
Gli abruzzesi di mister Agenore e Maurizi passano in svantaggio al 54esimo in seguito ad un calcio di rigore realizzato da Petrucci, ma trovano il pari dopo nemmeno 120 secondi con Infantino. A 20 minuti dal fischio finale a un euro gol del giovane Ventola a regalare i tre punti ai padroni di casa, che scavalcano i marchigiani e si portano addirittura sole due lunghezze dalla zona playoff e dalla San Benedettese. Per la Vis invece tutto è di nuovo in bilico ed il derby con il Rimini diventa decisivo per guadagnare la tanto agognata tranquillità, un traguardo inseguito da sempre da Colucci e soci. Primo tempo tutt'altro che emozionante al Bonolis, occasioni con il contagocce, la sensazione è quella che solo un episodio potrebbe davvero far cessare il torpore nel quale sembrano rassegnate le due squadre. Ed eccolo l'episodio che arriva però soltanto al settimo della ripresa, fallo di De Grazia ai danni di Guidone. Non ha dubbi l'arbitro, il signor Moriconi, che concede il penalty agli ospiti e ammonisce il calciatore di casa. Petrucci calcia di potenza col sinistro, Pacini intercetta momentaneamente il pallone che poi termina oltre la linea di porta, 0-1, si sblocca quindi il risultato al Bonolis. Passano però due minuti ed arriva il pareggio, traversone dalla destra da parte di Spighi, Saveriano Infantino è tutto solo davanti alla porta e non sbaglia, il suo colpo di testa è imprendibile per Tomei, pareggiano i padroni di casa, 1-1. Al 26esimo si completa la rimonta del Teramo, apertura di Sparacello sulla destra per Cristian Ventola che dalla distanza lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto la traversa, 2-1 per il Teramo e prima rete stagionale per l'ex giocatore della Maceratese proveniente dal settore giovanile del Pescara. Una partita insomma girata interamente attorno ai gol, non ci sono infatti altre occasioni degne di nota. Rischio retrocessione ancora vivo per la Vis Pesaro che esce a mani vuote da Teramo e rimane ferma a quota 40 punti in coabitazione con Ternana ed Albino Leffe. Gli uomini di mister Leonardo Colucci hanno bisogno di una vittoria per ottenere finalmente la salvezza matematica. In collaborazione con Dental City, studio dentistico specialistico e CityMed, poliambulatorio specialistico, via Mainini 79, Monte Cassiano. Football House, materiali e attrezzature per lo sport, casette Verdini di Pollenza, Moplan Arredamenti, progettiamo insieme a te, Castelplanio, Ancona, Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati.